Hola, buongiorno a tutti. Anche oggi vi voglio presentare una cosa interessante. Innanzitutto voglio passare prima a salutare a Mario, un collega che lavora con me nella mia squadra. Lui lavora a controqualità. Tempo addietro lui ha realizzato una casetta per le bambole per la nipotina e io ho mostrato delle foto su una casetta che ho realizzato anch'io. Non è per le bambole, ma bensì per i porcellini d'India. Per realizzare questa casetta qui, dopo nei dettagli, vi faccio vedere un altro video in cui vi illustro tutta la struttura. Per realizzare questo qui ho fatto un giro di diversi negozi di animali e ho visto alcune foto su internet. Tutte quelle che vedevo io erano solo su un solo piano. Visto che ce ne ho due e i porcini amano avere un certo spazio per camminare, allora che cosa ho fatto? Ho realizzato su due piani due zone per fare nascondo, per farli riposare, una con l'accesso con la scaletta e l'altra con l'accesso diretto. Tutti quelli che vendono hanno tutte la parte sotto vuota. Allora io per risolvere questo problema questi pezzi che si possono spostare, che si possono togliere, almeno così si può anche pulire al loro interno, sia sopra che sotto. Un'altra particolarità di questa abitazione per porcellini è il fatto che durante l'inverno viene automaticamente riscaldata. All'interno, poi lo vedete nel video, porta delle lamine in metallo su questa zona qui della struttura. Qui verranno applicati dei riscaldatori di silicio che verranno controllati da un dispositivo che starà qui, in questa zona qua. In questo modo i porcellini durante l'inverno possono avere la temperatura ideale per vivere. La temperatura più o meno si aggira tra i 18 gradi e i 24. La loro temperatura ideale sarebbe più alta del 20. Comunque gli tengo su 18 per non tenergli uno sbalzo termico troppo alto in inverno. Che c'è da aggiungere? Ah, solo il fatto che il legno utilizzato è un legno che non è tossico per i porcellini, infatti loro hanno particolare necessità sui tipi di elementi da utilizzare per le casette. Infatti le casette dovrebbero essere realizzate in plastica o in carta, perché almeno se le risucchiano non rischiano un'intossicazione, oppure un legno adatto a loro. Il legno più adatto sarebbe quello di olivo, oppure io ho utilizzato un multistrato. In questi tipi di multistrato non c'è quel tipo di legno che possa far male a loro. Parti metallo non ce ne sono molte, infatti mi sono limitato al minimo per i chiodi, a me per evitare che loro arrivano a rosicchiare sui punti metallici. Qui porta due finestrine in modo da far circolare l'aria per non creargli un ambiente che poi dopo puzza e nient'altro. Più avanti seguirà un video, magari non aggiunto a questo qui, ma separatamente, dove vi mostrerò come applicherò i due elementi per riscaldare, perché poi devo fare anche la traccia per portare i cavi avanti. E quest'ultima cosa qui la dedico a Fabio, visto che Fabio, un elettricista dove lavoro io, si lamentava sempre che non riuscivo a fargli vedere un video dove io manualmente facevo qualcosa. Di questo progetto qui vi allegherò un PDF o un link, così vi do praticamente le misure se volete realizzarlo anche voi. Ok, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e vi auguro buon lavoro.